Perché hai sta faccia triste? Ti senti stanca? Ti senti depressa? Ti senti brutta? Ma no, dai, ad ogni cosa c'è rimedio. Secondo me dovresti tirarti un po' su. Sì. Forza, muoviti, sei ancora lì? Sì. Forza, brava, così un bel sorriso e inizia subito a prepararti. Allora direi che possiamo partire dal viso e dalla tua pelle. Dobbiamo fare proprio qualcosa per renderti più viva. Questa pelle ha proprio bisogno di un'esfoliazione. Quindi iniziamo con uno scrub e massaggiamolo bene su tutto il viso. Se hai una pelle delicata, scegli uno scrub molto leggero e che vada principalmente a illuminare in modo delicato la tua pelle. Massaggialo bene su tutto il viso. Se hai una pelle grassa, insisti su mento, naso e fronte. Aver sciacquato lo scrub, la tua pelle si sentirà sicuramente molto meglio. Adesso è il momento del tonico, applicalo delicatamente su tutto il viso. Mi raccomando, bene bene anche sul collo, è importantissimo. Adesso passiamo a un buon contorno occhi, così illuminiamo questo sguardo e lo rendiamo più fresco e attivo. Applica la crema contorno occhi anche sotto le sopracciglia e sulla palpebra mobile. Avrai subito un effetto più radioso. Non può mancare una buona crema viso. Se hai una pelle molto sensibile e ti arrossi molto facilmente dall'emozione, uso una crema adatta per pelli delicate con Cooper Rose. Questa che ti consiglio è al mirtillo ed è veramente ottima. Massaggiala delicatamente. Ora dobbiamo passare ai capelli. Ma come ce li hai combinati? Forza, shampoo secco, lo applichiamo velocemente sul palmo delle mani. Lo applichiamo per bene su tutta la nostra cute. Forza, 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 forza! Massaggia, massaggia! Ok, direi che adesso ci siamo. Dobbiamo passare al make-up, quindi prendiamo un correttore ultra coprente per questi occhi gonfi e per le occhiaie e inizia ad applicarlo solamente sulla palpebra mobile, angolo interno, e lo vai a sfumare fino su tutta la superficie dell'occhio. Lo porti anche leggermente sotto per iniziare a contrastare un po' quel grigiore dell'occhiaia. Adesso prendiamo un ombretto in polvere opaco e lo andiamo a distribuire su tutta la palpebra, mobile e fissa, per dare un effetto illuminante. Prendiamo un colore adesso poco più scuro, un marroncino. E lo andiamo ad applicare sulla piega palpebrale per dare profondità al nostro sguardo, ma senza esagerare. Adesso tracciamo un'importante linea d'eyeliner, questo sarà il focus del nostro trucco occhi.
E per dare maggiore intensità allo sguardo, matita marrone sulla rima esterna inferiore dell'occhio. La sfumiamo leggermente con le dita, applichiamo una matita nera invece all'interno dell'occhio e poi con un pennellino, con un colore, direi io ho usato un arancio bruciato, andiamo a intensificare e sfumare la matita applicata precedentemente. Arriva il momento delle ciglia, quindi mettiamole in piega con un piegaciglia e applichiamo abbondante mascara fino a incurvarle e volumizzarle. Prendiamoci cura anche delle nostre sopracciglia, intensificandone il colore e la forma con un ombretto in polvere e poi andandole a fissare con una cera. È il momento di dedicarci alle occhiaie, quindi abbondiamo con lo stesso correttore di prima per cancellare questi brutti segni e andare ad illuminare il nostro sguardo. Il segreto, come al solito, è quello di applicare il correttore e poi tamponarlo. Passiamo anche al blush, un tocco rosato sulle nostre guance credo che sia perfetto per questa occasione super romantica. E voilà! Per quanto riguarda le labbra, io opterei per un bel rosso e vado a sceglierne uno non troppo carico dai toni opachi. Lo applichiamo per bene e poi passiamo al contorno solo dopo aver applicato il nostro rossetto con la matita. In questo modo verrà un effetto più naturale, meno definito, ma allo stesso tempo sexy. Ed ecco qua il make-up è terminato, guarda finalmente quanto sei bella! Ma con questo smalto dove dobbiamo andare così rovinato? Allora la soluzione è levarlo, sì! O lo leviamo del tutto, meglio in questo caso senza smalto, oppure puoi riapplicarlo per bene e con calma dello stesso colore delle labbra per essere sempre perfetta e impeccabile. Ma ora dobbiamo andare ai capelli? Sì, direi proprio di sì! E voilà! Capelli sciolti, sistemati e un look da favola. Spero tanto che questa idea last minute per prepararti il giorno di San Valentino ti sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, sostienimi lasciando un pollice in su in questo video. Un bacio a tutti e buon San Valentino. Ciao!